E le mafie non sono delle strutture statiche, le mafie mutano col mutare sociale, avanzano, la società avanza, le mafie avanzano. E le mafie ci somigliano sempre più. E le mafie esistono perché interagiscono con la società. Le mafie esistono perché interagiscono col potere. Altrimenti non sarebbero mafie, sarebbero criminalità organizzata, criminalità comune, gangsterismo, ma non mafie. Le mafie esistono perché si nutrono del consenso popolare, perché si nutrono del potere. Sembra un'affermazione forte come a chi la spara più grossa. Ma purtroppo anche professori universitari, ma purtroppo anche scrittori, anche più o meno famosi o molto famosi, perché pompati mediaticamente, copiano. Al punto che uno scrittore famoso è stato condannato per plagio con sentenza definitiva. Però ancora si sale sui palchi parlando di morale e di etica. Va bene? Con la classe dirigente, noi vediamo quindi che le mafie esistono perché interagiscono col potere reale. Ora diceva giustamente la professoressa, ormai le mafie non sono più un fenomeno regionale, ma noi possiamo dire che sono un fenomeno che riguarda tutta l'Italia, sono un fenomeno che riguarda il mondo. Voi pensate che l''ndrangheta, che fino agli anni 2000 è stata considerata una mafia stracciona, al massimo di sequestro di tutori di persona, in realtà è l'unica mafia presente in tutti i continenti.